Tu ricordi brutti? No, non mi viene niente. Allora, com'è stato lavorare tra di voi in questo film che è così intimo e così profondo per questi personaggi? La schifezza. No, io credo che per noi è stato fondamentale questo tempo che ci siamo presi, che non è di solito, non è, come dire, non si è soliti, perché magari tante volte alcuni registi non lo vogliono fare, altri lo vogliono fare, dipende. In questo caso noi ci siamo accordati e abbiamo fatto questo periodo di prove, modalità teatro proprio. E abbiamo vissuto tutto il film, abbiamo percorso tutto quanto, anche nelle scene dove non c'entravamo nulla, perché magari c'era un bambino che faceva noi nel film, noi però abbiamo fatto anche quella. E l'abbiamo, quindi ci siamo creati un po' questa memoria che era fondamentale per poi ricollegarci a tutti i vari punti che si vedevano nel film. Sì, anche per me devo dire che senza quella settimana sarebbe stato difficile sia creare il linguaggio comune che si è creato tra noi due e Valerio Mieli, regista, sia avere contezza dello sguardo totale di questo viaggio che entrambi fanno intrecciandosi e crescendo attraverso l'amore e i ricordi. E avete trovato qualcosa in comune con i vostri personaggi, qualcosa che nella vostra vita sentimentale avete ritrovato, magari anche con un po' di imbarazzo, di vergogna o magari di orgoglio, dicevo, faccio così, sono così, in determinate situazioni? Vai. Ma per me questo arco che lei nel film compie da una solarità quasi folle, perché non ha brutti ricordi ed è abbastanza anormale, ha un impatto invece con la realtà, sì, è un meccanismo che riconosco, cioè il fatto di a un certo punto arrendersi alla gravità e appoggiare i piedi per terra e vedere che il mondo è tridimensionale, che c'è il bello e il brutto, la luce e il buio. Ma in realtà, come dicevo, per me questo è un po' un film che mi diverto a chiamare La teoria di Valerio, perché è un meccanismo che tutti noi conosciamo ed è bellissimo come personalmente a me mi sono avvicinato di più a questo, all'importanza del ricordo, però tutto quello che succede nel film, bene o male, succede ad ognuno di noi, il fatto di riguardare al passato in una certa maniera, poi te lo ricordi 3 anni dopo, sempre quel punto, e lo riguardi e lo ritrovi diverso, colorato in una diversa maniera. Questo è un meccanismo che tutti noi conosciamo, quindi il film era, credo, vicino a noi per questo, perché è un film, io oserei dire, è una storia d'amore, ma è un film sulla vita. Universale, insomma. Sì, sì, sì. E proprio a proposito di ricordi, voi siete persone che ricordano le cose o siete un pochino scordarelli? Dipende cosa, però di base mi scordo tante cose, però i ricordi non me li scordo. Però se mi chiedi dove ho messo le chiavi o cose, quello è possibile che lo dimentico. Anche io, la memoria a breve termine ha un po' di disfunzioni, però i ricordi ce li ho molto ben presenti, sì. Secondo voi invece, visto diciamo il tira e molla che fanno i vostri due protagonisti, lui e lei, in amor vince chi fugge o chi resta? Bisogna essere in due, quindi... Bisogna vedere chi fugge e chi resta, un attimo, dov'è il traguardo, bisogna vedere le distanze, chi lo sa. L'importante è che non fuggano entrambi. Questo sempre, quando uno non ha la risposta, vai. E invece, che ricordo avete dei vostri primi amori? Bello, bello, che ricordi avete? Sì, una cosa sovrumana che era talmente più grande di me che facevo fatica a gestirla, anche a rimanere ferma, un tremore che non si può contenere. Vedi, è questo, ora sono belli, in quel momento erano tragici, probabilmente, chi lo sa, è questo, no? È il cambiamento che poi è quello che succede nel film, sì, fondamentalmente. Certo. Come avete gestito poi proprio sul set questi continui mutamenti delle relazioni, della relazione tra questi due personaggi? Con degli evidenziatori. Avevamo degli evidenziatori di diversi colori per capire cosa stavamo facendo esattamente in quel momento. No, detto così sembra complicatissimo, in realtà
appunto, quelle prove per noi era il meccanismo molto divertente, era recitare il mio personaggio, ma recitare anche il mio personaggio visto da lei. Questo era molto interessante, stessa cosa ha fatto anche Linda. Questa era la cosa, secondo me, molto divertente che ci siamo ritrovati a fare nel film. Nelle prove. Nelle prove, ma anche nel film. Sì, sì. Nelle prove abbiamo gettato le basi, però nel film c'è questo. Recitare, sì, per esempio, la scena iniziale della festa, dove io all'inizio sono questo, questo ruoli, capitano coraggioso e poi dopo mi sento l'ultimo che deve stare a quella festa, o lei che all'inizio è la primavera e poi dopo pure lei è l'ultima che dovrebbe stare a quella festa, si sente così. Questo era divertente, giocare questi ruoli qui. E quali sono i vostri prossimi progetti? Questa è una domanda... alla quale rispondi tu. Che non ho niente da dichiarare. Nulla da dichiarare. Ci tenete nel mistero. Diciamo che non ve lo ricordate. Non ce lo ricordiamo, esatto. Grazie. Grazie a te. Grazie. Sappiamo nemmeno come ci chiamiamo. Look into the sun as a new day.